ancora scoprendo in maniera ed è la passione e il piacere che si ha quando poi una cosa è da scoprire, no? Quindi c'è ancora più slancio, passione. E qui si lavora, lavorando poi con un altro direttore, c'è uno scambio di opinioni, quindi si scoprono e si cercano cose diverse, ma neanche per fare la diversità, ma proprio per scavare, per capire. Ad esempio anche nel recitativo dell'aria, normalmente c'è un momento in cui per tradizione si canta in un certo modo. Qua abbiamo dovuto togliere un pochino quelli che sono i difetti della tradizione, ci sono aspetti positivi nella tradizione, ma ci sono anche dei difetti. Abbiamo cercato di capire quello che Verdi voleva e tentiamo di metterlo in pratica. Secondo me la visione di Verdi, poi alla fine Attila, è il più buono dei quattro. È il più onesto, Sì. diciamo. È il più sano nei principi. Nella sua cattiveria è il più onesto. E quindi riuscire a trasformare questo personaggio, che alla fine diventa quasi il beniamino per chi lo va a ascoltare o vedere nella versione appunto verdiana, riuscire a trovare l'aspetto anche truce del personaggio reale, come era stato Attila, abbiamo dovuto cercare dei momenti particolari anche all'inizio, poi lo vedrete, cioè, non so se si può dire o anticipare, però ci sono delle scene, c'è cioè una scena iniziale molto forte, insomma, dove lui mostra la sua crudeltà. E quindi è un lavoro molto interessante fra l'aspetto musicale, quindi voluto da Verdi, e l'aspetto invece del cruento personaggio della storia. Beh, Quindi la no, mi sto tradizione. divertendo, insomma, mi sta piacendo molto. In Attila c'è la possibilità di usare molto le sfumature, ed è una cosa che io amo tanto. A parte i momenti in cui entra e si fa, mostra il suo biglietto da visita, lì c'è l'imponenza, poi nell'aria si vive molto la sua, questo cominciare a vivere un po' dei sensi di colpa. Cominciare a non essere più la paura poi dell'ignoto, la paura del misticismo, perché poi dopo lui si è terrorizzato un pochino da questi mostri, questi spiriti che lo ossessionano, e quindi si ha modo di mostrare molte sfumature, un pochino il pittore, no, che ha la possibilità di sfumare, e questa è una cosa che mi piace molto nella scrittura verdiana. Dà molto su questa possibilità. Qui è cantato anche il Simone, la forza. L'anno scorso poi in sostituzione Anna Bolena. Ora arrivare con Attila qui, quando mi è stato detto, è partita la gioia e poi è andato, oddio, batti la palma. Un attimo ti viene, insomma. C'è molto orgoglio, molto desiderio, molto timore anche, però passeggiando questi giorni qui per Parma è sempre, si respira quest'aria e questo che lo accomuni un pochino tutti quanti. Poi incontri tutti i colleghi, questo festival riunisce tutti quanti i colleghi qui, giri volte, trovi volti conosciuti, amici, colleghi e gente che ti guarda e dice: forse mi sta riconoscendo, forse chissà che cosa pensa, no? È un crescendo molto.